Oscar Monaco, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Quale sinistra per l'Umbria e per Perugia? Intanto partiamo dal presupposto che è cambiata profondamente la stagione politica. La crisi ha spazzato via i soggetti sociali che hanno dato luogo alle aggregazioni classiche che abbiamo conosciuto nei 20 e passanti della Seconda Repubblica. Il ceto medio è stato falcidiato e siamo di fronte a livelli di impoverimento senza precedenti almeno nel dopoguerra. In altri termini, non c'è più il centro-sinistra. Non si può più fare il centrosinistra perché non ci sono in natura i soggetti che hanno dato luogo a quella formazione politica. Men che meno è possibile pensare ancora ad alleanze con il Partito Democratico. Il Partito Democratico è la destra economica di questo paese, è parte del problema e non può essere parte della soluzione. Ed è una destra economica che alimenta la destra razzista e neofascista in questo paese. Sono due fenomeni che si alimentano a vicenda perché chi stringe la coperta fa sì che chi vuol fare la guerra dei penultimi contro gli ultimi chieda che la coperta copra solo i propri piedi. Quindi sono due fenomeni che si alimentano a vicenda. Per l'Umbria e per Perugia ci vuole un progetto di sinistra alternativa, radicale, chiaramente antiliberista. Dobbiamo smetterla di snobbare il populismo e capire che si tratta semplicemente di una tecnica politica e metterci in sintonia con quei movimenti che per esempio solo poco tempo fa ci dicevano che l'1% è contro il 99% delle donne e degli uomini e gli sottrae ricchezza. Questo vale anche in una regione che si è profondamente impoverita più della media nazionale negli ultimi anni. Quindi un progetto alternativo di sinistra radicale e antiliberista, unitaria, rivolto a tutte le donne e agli uomini, alle organizzazioni, ai singoli, per offrire un'alternativa a questa regione e a questa città. Grazie.